Ciao ragazzi, come va? Bene, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito. Parliamo di un argomento che mi avete chiesto in un commento di un po' di tempo fa. Stavo lavorando, oggi era una giornata di alti e bassi per quanto riguarda il mercato delle cripto, soprattutto per Bitcoin, e stavo analizzando questi dati. Non so se riuscite a vedere il mio monitor gigante, ragazzi, dietro questi dati sono quelli che guarderemo oggi. E sono i dati relativamente a quali sono gli orari e i giorni migliori per operare sui mercati finanziari nel settore delle criptovalute. Questo argomento me l'avete chiesto un po' di tempo fa, circa un mesetto fa. Ovviamente io tutto ho segnato, ragazzi, infatti scrivetemi nei commenti quello che pensate e soprattutto quali sono le vostre domande, perché spesso escono fuori degli argomenti estremamente interessanti e questo è molto interessante. Badate bene che ci ho messo un mese per riuscire ad avere queste informazioni, per riuscire a ottenere dei dati statistici che sono questi. Ora ve li mostro, ragazzi, comunque sul video, li monto su. Andiamo ad analizzare quindi i volumi del mercato delle criptovalute per un solo obiettivo: capire quali sono le giornate dove ci conviene operare e perché. E quali sono gli orari, ragazzi, dove ci conviene operare? Perché alla fine del video quindi guarderemo anche gli orari per sapere quali sono gli orari migliori per fare magari delle operazioni di trading. Perché facciamo questo tipo di ragionamento? Perché rispondiamo a questo tipo di domanda? Perché ci dà un grandissimo vantaggio, ragazzi. Ad esempio, ci indica quando è giusto aspettarci magari dei movimenti importanti. Se facciamo trading e lo facciamo in un momento sbagliato, è capace che riusciamo a stare magari 7 ore davanti a un grafico e non succede niente. Allora andiamo a focalizzarci solo nei giorni e nei momenti dove c'è più aspettativa, dove ci sono più volumi, dove ci sono più scambi, dove è più possibile che il mercato faccia movimenti ampi. Perciò, ragazzi, andiamo subito al dunque. Aspettate che vi poggio un attimo qui. Ok, allora iniziamo dal primo che è BitMEX. Andiamo a guardare i giorni. Diciamo, quando ci sono volumi molto alti in quelle giornate, conviene fare operazioni. Perché questa cosa? Ve la spiego velocemente. Perché quando i volumi sono molto alti vuol dire che ci sono tanti competitors all'interno dell'exchange, del mercato, e quindi intanto i prezzi si possono muovere molto velocemente, quindi possiamo avere quei più 4 o meno 4 che ci servono per fare trading. Ma poi un'altra cosa, ragazzi, lo spread, si riduce lo spread tra ask e bid, quindi quando andate a operare pagate meno spread, e questo è importante perché alla fine si risparmia un pochettino. Allora andiamo a vedere subito BitMEX, ve lo metto qui vicino. Allora guardate quello che succede su questa schermata di BitMEX. Intanto quello che vediamo sono tutta la matrice con i giorni e le ore relativamente al volume, come vi ho detto prima, ma andiamo su, giù qui a sinistra, vediamo subito che il giorno peggiore di tutti è il sabato, non è la domenica, ragazzi, è il sabato, quindi significa che il giorno di riposo per quanto riguarda questo mercato è il sabato e non la domenica. Sembra una cosa simpatica, però è così. E poi c'è da dire che ci sono delle giornate che invece hanno dei picchi di volume notevole, come ad esempio il martedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi le giornate migliori per operare su BitMEX, ma lo vedremo, ragazzi, ve lo anticipo già, anche sugli altri exchange sarà la stessa cosa, sono martedì, mercoledì e venerdì, ragazzi. La peggiore giornata è sabato perché è la giornata di riposo del mercato, mentre giornate come domenica, ma anche il lunedì, badate bene che domenica e lunedì sono praticamente con lo stesso tipo di volume più o meno, sono giornate un po' più di riflessione, e la stessa cosa avviene il giovedì. Quindi se dovessi dire quando mi aspetto un movimento più importante del mercato delle criptovalute, ovviamente, ragazzi, qui si parla di Bitcoin versus USD, quando mi aspetto un movimento più importante me lo aspetto martedì, mercoledì, quindi giornate calde martedì, mercoledì. Andiamo poi a guardare invece il lato orario, quindi il time dove i volumi aumentano in maniera esponenziale. Ragazzi, c'è una palese crescita dei volumi dopo le 7 del mattino, 8 del mattino.
Ovviamente qui sono orari UTC, quindi in Italia in questo momento siamo un'ora avanti, dovete spostare un'ora avanti. Quindi dalle 8 in poi, guardate che picco fa, fino a circa le 5 del pomeriggio. Dalle 5 incomincia una fase di relax fino all'apertura dei mercati, alla chiusura, scusate, dei mercati, che avviene a mezzanotte. Poi abbiamo un orario di picco di volumi. Perché, ragazzi, l'orario di picco di volumi a mezzanotte? Perché è la giornata di chiusura, e voi sapete che molti trading system, molte strategie ragionano alla chiusura del grafico daily, e la chiusura del grafico daily avviene esattamente a mezzanotte, e quindi vedete questo picco di volumi in quel momento. Da lì in poi, in sostanza, si ci posiziona e poi se ne parla dopo le 8 del mattino. Quindi i volumi notturni, che sono in teoria quelli quando apre la Cina, non hanno una grande rilevanza, quindi sono più blandi. Andiamo a guardare adesso, spostiamoci su Coinbase e lasciamo Binance per ultimo, e vediamo che in maniera abbastanza attesa si replica quello che abbiamo visto su BitMEX. Quindi, in sostanza, ancora una volta, per quanto riguarda i giorni, sabato è giorno di riposo, i giorni di picco sono martedì, mercoledì e giovedì, ma in particolare martedì e mercoledì, mentre gli altri giorni, la domenica, il lunedì e il giovedì, sono un po' più di relax. Nel caso di Coinbase il lunedì è leggermente più alto. In termini, ancora una volta, di orari, si sposta ancora di più, perché ci accentriamo, diciamo, in versione americana, quindi rispetto a BitMEX, e si sposta l'orario di contrattazione, di aumento delle contrattazioni, dalle 11 addirittura del mattino fino alla mezzanotte. Dalla mezzanotte va giù e poi riprende alle 11. Quindi anche su Coinbase c'è questo andamento dei volumi, che indica quali sono i migliori orari per operare nel mercato delle criptovalute, cioè dalle 11 in poi, ragazzi, fino a mezzanotte. I dulcis in fundo, andiamo a guardare Binance prima di fare le nostre conclusioni definitive. Guardate un po' la differenza. Allora, su Binance nei giorni della settimana si replica tutto quello che abbiamo visto, però siccome Binance ha tantissimi volumi ed è un exchange molto importante, è tutto un po' più livellato. Quindi in realtà ci sono degli scostamenti tra il martedì e il mercoledì e ad esempio la domenica, però sono minori rispetto a quelli che abbiamo visto negli exchange diversi, negli altri exchange. Ancora una volta, martedì, mercoledì, giovedì, ragazzi, e questa è la situazione. Mentre invece, per quanto riguarda i volumi relativi agli orari, anche su Binance abbiamo lo stesso tipo di atteggiamento della curva, ragazzi, la vedete, è abbastanza netta questa cosa. C'è una situazione abbastanza simpatica da notare, non so se lo state guardando, l'ora delle 16 UTC. L'ora delle 16 UTC è una candela, ragazzi, ampia, quindi c'è uno grosso scambio di volumi intorno alle 16, ragazzi, quindi spesso evidentemente succede qualcosa alle 16 del pomeriggio, orario UTC. Vabbè, ragazzi, allora vi ho fatto vedere questo tipo di informazioni perché poi alla fine quello che conta è ragionarci su e farci i programmi, le nostre strategie. Le 16. Ah, avviene un breakout alle 16. Beh, ragazzi, se avviene un breakout alle 16, probabilmente sarà un breakout estremamente importante. Quindi andiamolo a valutare in questo caso. Se invece avviene, per esempio, un breakout la domenica, ragazzi, in un orario che non sono le 16 di pomeriggio, ma magari sono, non so, le 7 del mattino, come abbiamo visto, allora questo benedetto breakout lasciamolo perdere, perché probabilmente è un falso segnale. E questo, ci servono questi numeri. Abbiamo analizzato questi numeri proprio per darci delle indicazioni specifiche. Quindi attenzione alle 16 del pomeriggio, sembra strano, e attenzione a martedì, mercoledì e giovedì, giornate top per quanto riguarda i volumi e il trading su Bitcoin nel mercato delle criptovalute. Oggi è un video simpatico, ragazzi, spero vi sia piaciuto, lasciatemi un mi piace e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo in settimana con il prossimo video. Ciao!